Carnevale di Acireale, il maltempo blocca la sfilata, tengono banco le mostre, su tutte quella dedicata a Milo Manara. Giarre, si programmano le celebrazioni per il bicentenario della nascita del comune, nominati due comitati, esecutivo ed onore. Calcio, l'Acireale torna imbattuto dalla trasferta di Mascalucia, un pari però che non fa felici i granate, insidiati al quinto posto, debacle invece del Giarre. Bentrovati, buon inizio di settimana con Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, spazio alla cronaca nera, traffico di droga sgominato tra l'Albania e la Sicilia, una maxi operazione illustrata questa mattina a Catania. Parleremo poi ancora di carnevale, un carnevale che si allarga, che allarga i confini. Questa mattina a San Giovanni La Punta, nella sala conferenze delle Zagare, presentato l'evento da Acireale al polo commerciale I Portali e le Zagare insieme per il carnevale, una sorta di gemellaggio. E poi sinergia tra comune di Acireale e provincia per una maggiore sicurezza nella circolazione lungo le arterie provinciali. Questo è altro all'interno del nostro Reporter che andiamo ad aprire parlando di carnevale, un carnevale, abbiamo detto nei titoli, bagnato, che blocca le prime sfilate, ma la folla ugualmente c'è stata e ha preso d'assalto le tante iniziative denominate collaterali, le tante mostre. Carnevale di Acireale è andato in archivio il primo fine settimana con un programma che ha visto da parte della fondazione presieduta da Antonio Coniglio alcune sforbiciate al programma con appuntamenti che di certo erano fra quelli più attesi. Giove, Pluvio ed Eolo insieme hanno quindi tirato davvero un brutto scherzo al Re Burlone con la fondazione che così, sia sabato ed ancora ieri, si è trovata dinanzi a decisioni prese non certo a cuor leggero. È stata una decisione sofferta, ne abbiamo discusso con i carristi che sono i protagonisti della manifestazione e poi con la Protezione Civile che ci ha ricordato come la Commissione di Vigilanza Provinciale avesse prescritto che in caso di vento non bisognasse annullare le sfilate. Per il momento ci accontentiamo di questo, speriamo che il tempo sia più clemente nelle prossime settimane, comunque recupereremo quello che abbiamo perso e siamo ancora fiduciosi perché sarà sicuramente un gran carnevale con i carri lunghi il circuito. Sabato debutto per il carnevale, è stata così annullata la consegna ufficiale delle chiavi della città alla variopinta corte di Re Burlone da parte del sindaco Roberto Barbagallo. Ieri la mattinata aveva preso il via secondo programma con i carri allegorico grotteschi alla volta del circuito, prima di fare i conti con la pioggia. All'ora di pranzo, per i pochi carri che già avevano raggiunto Piazza Duomo, veniva disposto il rientro nella cittadella di via Lazzaretto, con nuvoloni nel frattempo spazzati via per lasciare spazio ad un bel cielo azzurro. Solo una illusione, in quanto le folate di vento hanno consigliato, per motivi di sicurezza, di annullare la prima prevista sfilata degli 8 carri allegorico grotteschi in concorso, prevista a partire dal primo pomeriggio, il tutto a fronte della delusione di quanti, e sono stati in tanti, nel frattempo erano giunti lungo il circuito per festeggiare degnamente il Re Carnevale. Sabato e ancora ieri ad animare il tutto sono stati perciò gli artisti di strada, con bande comiche, mangiafuoco, trampolieri, danzatrici del ventre, ammirati per le loro performance da grandi e piccini. In ogni caso, al riparo da fredda e pioggia, Acesi e non hanno potuto già iniziare a visitare altre interessanti iniziative carnacialesche collaterali, e cioè in Corso Umberto, nei locali del Collegio Santo Noceto, i carri in miniatura e poi in Piazza Duomo una retrospettiva della manifestazione e ancora i disegni su cartolina. Sicuramente sono eventi collaterali e culturali importanti per il nostro carnevale. Da quest'anno abbiamo voluto arricchire questa manifestazione con questi eventi. Nonostante le cattive condizioni meteo, c'è gente che viene a visitare le mostre, molto incuriosita, le mostre piacciono, quindi è questo diciamo, il modo in cui arricchire e far crescere il nostro carnevale.
tante, come detto, le iniziative, le mostre, ma richiama grande attenzione quella dedicata a Milo Manara. Vediamo. A Cireale si scopre sexy e si svela di fronte al maestro italiano del fumetto Milo Manara, che sabato ha inaugurato l'esclusiva esposizione dal titolo Tutti Chuck della seduzione, la sensualità femminile e il sodalizio con Fellini raccontati in 60 opere. Tra le 60 opere esposte al Credito Siciliano spiccano i 7 bozzetti inediti realizzati dal maestro per il Carnevale di Acireale, protagonisti di un progetto che potrebbe essere realizzato per il prossimo Carnevale estivo. Anche nel disegno del carro per Acireale non mi sono allontanato troppo, diciamo, dalle mie tematiche tradizionali, che sono quelle un po', diciamo, della celebrazione della bellezza femminile, ecco, quindi mi sono trovato abbastanza nel mio terreno, diciamo. Molto dipende naturalmente da come poi riusciranno a realizzare questi disegni, perché la leggerezza non è solo appunto una questione di materiale, ma è anche una questione un po' di fattura poi di queste figurette, insomma, anzi no, figurette sono disegnate come figurette, ma poi diventeranno grandi 4 metri, quindi insomma io penso però che l'abilità degli autori del carro poi riuscirà a rendere anche la leggerezza. Tanto è già la seconda volta in un anno che ritorno, quindi penso che ovviamente, insomma, mi pare che sia talmente gradevole, poi un'accoglienza sempre talmente affettuosa che direi che è impossibile rinunciare, ecco. L'idea è quella di rappresentare la femminilità e la bellezza della Sicilia come frutto della fusione delle dominazioni che si sono succedute. Le donne protagoniste del progetto rappresentano infatti queste 4 culture: la spagnola, la greca, l'araba e la normanna. Le caratteristiche delle 4 donne sono marcate, sono agili e vestite ai minimi termini. La spagnola con la gorgiera, un corpetto e basta, l'araba ha il velo e poco più, la greca è una diana cacciatrice, la normanna ha connotazioni militaresche e poco altro. Dopo i saluti del direttore generale del Credito Siciliano, Saverio Continella, del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, del deputato regionale Acese, Nicola D'Agostino, e del presidente della Fondazione del Carnevale, Antonio Coniglio, ecco l'annuncio. Il progetto per il prossimo Carnevale estivo potrebbe diventare realtà e l'opera di Manara diventare una grande installazione al centro di Piazza Duomo. Milo Manara ha realizzato un bozzetto per il Carnevale di Acireale che ci ha appena, diciamo, consegnato. Stiamo cercando di trovare una soluzione insieme ai caristi per poter realizzare l'opera. Non so se riusciremo per il Carnevale estivo, ci stiamo ragionando, ne abbiamo discusso e subito dopo il Carnevale sicuramente troveremo una soluzione. Si tratta di un'opera veramente bella, speriamo di metterla in esposizione per tutta l'estate. Tornando alla mostra, invece, questa comprende una raccolta di illustrazioni, tavole di fumetti, bozzetti e cimeli legati alla produzione artistica di Milo Manara e si snoda in 2 percorsi che permettono al visitatore di immergersi nelle atmosfere sensuali e cariche di fascino e nella dimensione surreale del grande maestro italiano del fumetto. Sarà fruibile con ingresso libero nella Galleria del Credito Siciliano in Piazza Duomo ad Acireale fino al 1° marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Il Carnevale di Acireale intanto va in trasferta, si sposta ai parchi commerciali, i Portali e le Zagare. Il Carnevale di Acireale allarga i confini e abbraccia per la prima volta 2 grandi centri commerciali come le Zagare e i Portali. Da domani al 17 febbraio, infatti, scatta l'iniziativa Da Acireale al Polo Commerciale, i Portali e le Zagare, insieme per il Carnevale, con un articolato programma di appuntamenti presentati questa mattina nella sala conferenze delle Zagare di San Giovanni la Punta.
Per la prima volta i due grandi centri dedicati allo shopping e al tempo libero insieme per una grande festa. Per fare festa, per fare sinergia, perché ovviamente nascono come due realtà commerciali che però sono insediati sul territorio, credono molto nelle attività che promuove il territorio, quindi nella fattispecie al Carnevale dei Ciriali, e vogliono spostare quindi questo progetto del Carnevale dei Ciriali all'interno dei centri commerciali. Infatti avremo una serie di attività, un calendario di attività molto fitto che richiama dei momenti del Carnevale dei Ciriali, quindi la storia del Carnevale con una mostra fotografica, piuttosto che i mini carri, piuttosto che bande itineranti, gruppi musicali mascherati che appunto richiamano un po' tutte le tradizioni e tutti i colori del Carnevale dei Ciriali all'interno però del centro, dei centri commerciali. Erano presenti in conferenza stampa in rappresentanza del polo commerciale, oltre a Milena Calì, anche Maurizio Ciancio. In rappresentanza invece del Carnevale di Acireale, l'assessore Alessandro Oliva, il presidente della Fondazione Carnevale Antonio Coniglio e il direttore artistico Giulio Vasta. Una sinergia che abbiamo creato con questo polo di due centri commerciali, le Zagare e i Portali, dove ci sarà il Carnevale presente attraverso anche la diretta televisiva dell'emittente Etna Channel, sarà portato su due maxi schermi all'interno delle gallerie il Carnevale di Cireale, e ci sarà anche un conduttore qui in galleria, e quindi una interlocuzione tra la piazza e le gallerie dei centri commerciali. È senz'altro una bella iniziativa, poi ci sono tante cose a contorno, tanti momenti dedicati al Carnevale qui ai centri commerciali, le Zagare e i Portali. È un grande rapporto di collaborazione che quest'anno si innesca durante il periodo di Carnevale per allargare lo scenario, e comunque, a parte la collaborazione, vediamo che ci saranno possibilità nei prossimi anni di ulteriori accordi anche con altri comuni. Sappiamo benissimo quest'anno che c'è il palio di Piazza Armerina, ci sarà l'intervento anche di Mister Bianco. Nei prossimi anni qualcosa si muoverà in tal senso per un discorso di crescita del nostro territorio in termini non solo economici ma soprattutto turistico e anche turistico ricettivi. Per il comune di San Giovanni La Punta era presente il sindaco Andrea Messina insieme all'assessore Laura Iraci. Non vi è dubbio che si inizia questa nuova attività di gemellaggio fra queste due istituzioni, che coinvolge ovviamente anche le realtà economiche del nostro territorio, e quindi crediamo che da questa sinergia possa sicuramente uscirne un grande obiettivo e maggiori risultati ovviamente sia per Acireale ma soprattutto anche speriamo per San Giovanni La Punta. Adesso è tempo di fermarci, breve pausa pubblicitaria, torniamo subito. Dal 31 gennaio torna in piazza il Carnevale di Acireale, il teatro delle meraviglie. Tra musica, coriandoli, sorrisi e le maestose opere in cartapesta o in fiore dei maestri artigiani acesi, si riaccende la voglia di divertimento. Carnevale di Acireale, nei fine settimana 31 gennaio, 1 febbraio, il 7 e l'8 e dal 12 al 17 febbraio. Per info 095 89 52 49 o carnevaleacireale.it. Vestiti di allegria. Carnaval, i più simpatici costumi in maschera dei personaggi del momento. Da Frozen, Elsa e Anna, le Tartarughe Ninja, Naruto, le principesse Aurora, La Bella, Biancaneve, Cenerentola e ancora Spider-Man, Pinguini, Violetta, Carabiniere, Super Mario e tanti altri. Carnaval, i costumi in maschera per tutte le età. Prezzi a partire da 20 euro. Vasto assortimento per adulti. Ad Acireale, in via Romeo 7, di fronte al Palazzo di Città. Vendita in grosso e dettaglio. Il centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIME, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. L'Istituto Comprensivo Sebastiano Scandurra, diretto dalla dottoressa Concetta Scalia, nell'ambito dell'offerta formativa aggiuntiva dell'anno scolastico 2013-2014, ha organizzato diversi laboratori PON, sostenuti dalla Comunità Europea.
Le attività promosse hanno visto la partecipazione entusiasta di alunni e famiglie, con una positiva ricaduta sui curricula degli studenti, i quali hanno partecipato ai laboratori su specifica richiesta, oltre che su segnalazione dei consigli di classe. Istituto Comprensivo Sebastiano Scandurra di ACI San Filippo. Sviluppiamo le competenze per l'Europa di oggi, per il mondo del domani. Le Monde Petit. Catania, da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre. Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico, le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica, frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Degustare uno dei nostri rosoli regala ai sensi immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve, anche in elegantissime confezioni regalo. Vendita in grosso e dettaglio. Sede produzione a Valverde, in via dei Belfiore 4244. Le antiche delizie, i sapori della natura. Spazio adesso alla cronaca nera. Sabato vi abbiamo parlato di una imponente operazione di controllo in corso nel popolare e popoloso quartiere Jungo di Giarre. Nelle ore successive è stato reso noto il bilancio, ci sono degli arresti. A Giarre ha dato i suoi frutti il servizio straordinario di controllo effettuato nel quartiere Jungo che vi abbiamo anticipato sabato. Carabinieri della locale compagnia, coadiuvati dai colleghi delle compagnie di intervento operativo dei battaglioni Puglia e Sicilia del 12° Elinucleo di Catania e personale della Guardia di Finanza della compagnia di riposto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo arrestando a Giarre 5 persone. Paolo Marino, 22enne, già sottoposto ai domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, durante un controllo nella propria abitazione, è stato ritrovato in possesso di 27 dosi di cocaina di vario materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente e della somma contante di 380 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio che sono stati sequestrati. Salvatore Greco, 51enne, Gaetano Mercurio, 26enne, per furto aggravato. I militari hanno accertato che entrambi avevano manomesso i contatori dell'acqua delle rispettive abitazioni. A Torino Mercurio, 51enne, Mario Spina, 36enne, per furto aggravato di energia, poiché avevano effettuato un allaccio abusivo di energia elettrica nei propri garage, fornendosi direttamente dalla rete pubblica. Inoltre, nel corso delle operazioni all'interno dello stabile in via Romagna sono stati rinvenuti due motocicli rubati, un BMW 600 e un KTM, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari, e 80 grammi di cocaina nascosta in vano contatore dell'Enel, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati. Le indagini sono ancora in corso al fine di accertare la provenienza della droga e dell'altro materiale. Il 22enne è stato associato nel carcere di Piazza Lanza. Gli arrestati per furto d'acqua sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell'arma, mentre i due arrestati per furto di energia elettrica sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni, tutti in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.
Restiamo nel campo della cronaca nera. Un traffico di droga tra l'Albania e la Sicilia è stato sgominato, una maxi operazione. Sono 16 le persone indagate, destinatarie del provvedimento di fermo emesso dalla Procura distrettuale di Catania nei confronti degli organizzatori di un vasto traffico di marijuana, dicevamo, tra l'Albania e la Sicilia, scoperto da indagini della Polizia di Stato. La droga arrivava seguendo una rotta che passava dalla Grecia, nascosta su pescherecci siciliani. La squadra mobile della Questura lo scorso anno in due operazioni aveva già eseguito 11 arresti in flagranza di reato, sequestrando anche quasi 4 tonnellate di sostanza stupefacente per un valore complessivo di 16 milioni di euro. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, contesta l'aggravante mafiosa per avere favorito Cosa Nostra attraverso la famiglia Santa Paola Ercolano. I fermati nell'operazione denominata Spartivento sono Vincenzo Catania, 47 anni, Francesco Giovanni La Spada, 40 anni, Fabio Magri, 36 anni, Alfio Giuseppe Costanzo, 58 anni, Giuseppe Costanzo, 21 anni, Piero Giuffrida, 32 anni, Giuseppe Grasso, di 37 anni, Antonino Morabito, di 43, Rocco Morabito, di 39, Concetto Di Mauro, di 38, Salvatore Mirabile, di 59 anni. Sono tutti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della modalità e finalità mafiose, della natura transnazionale del reato. La Polizia di Stato intanto ricorda la figura del commissario Filippo Raciti. Si è tenuta questa mattina la commemorazione del commissario del ruolo speciale della Polizia di Stato, medaglia d'oro al valor civile Filippo Raciti, nell'ottavo anniversario della sua morte. Alla presenza dei questori delle province siciliane e delle massime autorità civili e militari, il questore Marcello Cardona, insieme al prefetto di Catania Maria Guia Federico e al sindaco Enzo Bianco, ha deposto una corona d'alloro presso il monumento dedicato al compianto Filippo Raciti, posto nello spiazzo della tribuna VIP dello stadio Angelo Massimino a Catania. Successivamente ad Acireale è stata celebrata nella Basilica Cattedrale una messa in suffragio officiata dal cappellano della Polizia di Stato. La nostra emittente Etna Espresso Channel esprime solidarietà al gruppo Fansiti Acireale, che ha subito un attacco hacker. L'amministrazione del gruppo acese è già al lavoro per la realizzazione di un gruppo parallelo, così da poter continuare la preziosa attività, quella di dare voce alla città. E adesso invece vi parliamo dell'eruzione sull'Etna. Sta gradualmente perdendo energia l'attività stromboliana in corso già da due giorni dal nuovo cratere di sud-est, una colata lavica che si è sviluppata in direzione sud-ovest. La fase eruttiva in corso da sabato sta, come detto, gradualmente perdendo energia. Presente una debole emissione di cenere lavica. Dal pomeriggio di ieri, nella zona sommitale del vulcano, è emersa anche una colata lavica ben alimentata che si è sviluppata in direzione sud-ovest nella zona alta montana. I fenomeni sono attualmente monitorati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L'aeroporto, dal suo canto, è sempre rimasto operativo. Comune di Acireale ed ex provincia di Catania insieme per garantire condizioni di sicurezza nelle strade acesi di pertinenza dell'ente di Palazzo Minoriti. Sentiamo. Comune di Acireale ed ex provincia di Catania impegnati in maniera congiunta per garantire adeguate condizioni di sicurezza riguardo alla circolazione per i mezzi in transito sulle arterie di pertinenza dell'ente di Palazzo Minoriti, ma che insistono nel territorio acese. Una unità di intenti per la prevenzione delle insidie che spesso si vengono a creare sull'asfalto, soprattutto in condizioni meteo avverse, con luoghi perciò ricoperti da terriccio oppure con vaste pozzanghere, o che si presentano persino come fiumi in piena a seguito dello scorrere delle acque piovane.
Ecco allora venire fuori l'ordinanza della Polizia Municipale di Acireale con cui i proprietari dei fondi agricoli con aree ricadenti accanto ai tracciati provinciali vengono ad essere invitati e nel contempo pure diffidati a procedere alle dovute manutenzioni e verifiche riguardanti siepi, muri, condotte delle acque di sversamento, canali. Infatti sono stati notati in vari fondi agricoli l'inesistenza a seguito di eliminazione della cunetta di scolo che in tal modo finisce con il determinare una situazione di pericolo per la circolazione. La citata disposizione fa riferimento inoltre alla mancata potatura dei rami degli alberi che si protendono verso il piano viabile. Alcuni appuntamenti da ricordarvi: alle 17 di questo pomeriggio nei locali della sede dell'Università Popolare Giuseppe Cristaldi ad Acireale in via San Martino 2 avrà inizio il corso Elementi di Fisica dell'Ambiente tenuto dal professor Angelo Pagano, docente di astrofisica dell'Università di Catania. Chiesa di San Camillo invece oggi in festa per la Madonna della Salute. Nel pomeriggio sono in programma la celebrazione di quattro messe alle 17, alle 18, alle 19 e poi alle 20:30. E adesso riflettori su Giarre, due comitati, abbiamo detto nei titoli di apertura, per programmare il bicentenario del comune. A Giarre, in vista dell'avvio delle celebrazioni civiche del bicentenario della nascita del comune di Giarre, la giunta comunale ha istituito un comitato d'onore e un comitato esecutivo che avranno una funzione propositiva nei confronti dell'amministrazione. Si occuperanno della programmazione delle attività culturali, turistiche, sportive e collaterali, tenendo conto inoltre delle proposte provenienti da realtà ed enti pubblici e privati del territorio. Il comitato d'onore presieduto da Roberto Bonaccorsi è composto dal cantautore Franco Battiato, da Mario Graffo, già presidente e amministratore delegato di diverse società italiane quali IFIL, IFI e Metis S.P.A. e consigliere della Fondazione Bocconi, dai docenti universitari Giuseppe Giarrizzo, Nicolò Mineo e Giuseppe Vecchio, dal giornalista di Repubblica Sebastiano Messina e dal senatore Giuseppe Pagano. Il comitato esecutivo è invece composto da Paolo Patanè, vice direttore del coordinamento Comuni UNESCO di Sicilia, dalla professoressa Anna Castiglione Garozzo, dall'atleta Claudio Ricciardello, dal presidente del distretto turistico della regione siciliana Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari Siciliane Michelangelo Lomonaco, dal consigliere comunale Angelo Spina, dall'attore Bruno Torrisi e dal coreografo Roberto Zappalà. È stato inoltre indicato dal sindaco come consulente nel ruolo di testimone della memoria il grande ufficiale della Repubblica Italiana Alfio De Maria, già componente del comitato dei festeggiamenti per il 150° della fondazione del comune. Domani show nazionale dell'Associazione Nazionale dei Giovani Agricoltori, ANGA. Lo show farà tappa a Giarre al centro congressi Radice Pura, strada 17, frazione di San Leonardello. Tour che ha lo scopo di presentare il panorama delle opportunità che l'associazione offre ai giovani agricoltori e di dimostrare attraverso il racconto di casi di successo quanto l'appartenenza all'associazione possa giovare in termini di crescita personale e imprenditoriale. Si comincia alle 10:30 con il quarto appuntamento nazionale di filiere intelligenti, percorso di avvicinamento a Expo 2015 intitolato La nuova azienda agroalimentare tra produzione e territorio. Sempre a Giarre, su iniziativa congiunta del gruppo Convergenze Intellettuali Artistiche Italiane e del Movimento Liberi e Cittadini, è in corso una mostra collettiva di pittura. 11 artisti per un totale di 55 opere stanno esponendo le loro opere nei locali di Piazza Bonadies 7 fino a domenica prossima, 8 febbraio. Sarà possibile visitare la mostra dalle 16 alle 20 e domenica anche nella mattinata dalle 10 alle 13. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, torniamo con lo sport.
Lotteria del Carnevale di Acireale. Acquista il biglietto e vota il carro vincente. Puoi vincere un'auto, uno scooter 125, un iPhone 5S. Lotteria del Carnevale di Acireale. Costo 3 euro, estrazione il 16 febbraio 2015. Acquistando un biglietto della lotteria, diventi sostenitore ufficiale del Carnevale e puoi votare il carro che più ti piace. In vendita presso rivendite di tabacchi, bar, ristoranti. La Euroform Servizi Formativi informa i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni che stanno per concludersi le iscrizioni di due corsi a numero chiuso, finanziati dalla Regione Sicilia, dai Ministeri del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze. Gli obiettivi dei corsi sono i seguenti: tecnico della confezione per la professione di sarto su misura, tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili per il management delle fonti di energia rinnovabile e pulita. Per info e iscrizioni, Euroform Servizi Formativi, via Salvatore Vigo 51, Acireale, telefono 095 80 0026 o www.euroformacireale.it. Topolinia School. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera, la scuola materna, la scuola primaria. Esistono tre modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi abbiamo rinunciato ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra con istruttori hip hop, coro di voci bianche, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia School, via Arcangelo Raffaele 2, Acireale. Mario Quattrocchi Legnami, 40 anni di storia dedicati al legno. Compensati, legnami esotici, parquet, pannelli lamellari e listellari, multistrati e tutto ciò che concerne il legno. Mario Quattrocchi Legnami, oggi in promozione, travi lamellari con certificazione a 469 euro a metro cubo. Servizio taglio su misura gratis per chi ha ascoltato questo spot. Basta dirlo. Mario Quattrocchi Legnami, dei fratelli Quattrocchi, ad Aci Sant'Antonio in via Giovanni Pascoli 10, a Tremestieri Etneo, in via Etnea 374. Per info 095 792 1593 o 741 0698. Cambia maschera, costa poco. Ai magazzini del risparmio, costumi in maschera per piccoli e grandi da 6,90 euro. Scegli il tuo personaggio preferito. Magazzini del risparmio, unico per assortimento, il massimo per convenienza. Costumi in maschera da 6,90 euro e per tutti i bambini un simpatico omaggio. Magazzini del risparmio, Piazza Duomo 23, Acireale, di fronte alla cattedrale. La scuola è per la vita. Scegli oggi per tuo figlio un'ottima scuola. Lo preparerà un futuro senza incertezze. La scuola Galileo Galilei è l'unica con indirizzo musicale. Attraverso il piano operativo nazionale ha istituito dei corsi di informatica e ECDL, matematica, tre lingue straniere, perfezionamento della lingua italiana e laboratorio teatrale. L'Istituto Galilei è centro territoriale permanente per l'istruzione degli adulti, con corsi serali di alfabetizzazione, lingue, sartoria, licenza media, idoneità al terzo anno di istruzione superiore. Galileo Galilei Acireale, una scuola moderna con aule tecnologiche, auditorium e atelier artistico anche per il sostegno. Venite a trovarci. Terza parte dedicata allo sport. Cominciamo con il calcio, con il massimo campionato dilettantistico, il torneo di eccellenza, dove si registra il pari dell'Acireale che torna imbattuto da Mascalucia, debacle invece per il Giarre. 1-1 che non scontenta e che non fa felice nessuno. L'Acireale torna imbattuto dalla trasferta di Mascalucia contro la Sampio, un pareggio che permette ai Granata di tenere a distanza la formazione catanese, ma che avvicina sensibilmente la Castelbonese in agguato per il sorpasso in quinta posizione. Gara bruttina e povera di emozioni quella del Somma Buonaiuto, decisa da due calci da fermo e dalla paura di perdere, che alla fine ha generato un pareggio tutto sommato giusto e prevedibile. Apre le marcature Paolo Messina al 23esimo del primo tempo su calcio di rigore, prima rete per il centrocampista Granata arrivato a dicembre dal Siracusa. Pareggia pochi minuti dopo alla mezz'ora il giovane Criscione su calcio di punizione battuto dall'ex Giarre Sottile.
Per il resto, come detto, poche occasioni e tanti sbadigli sulla tribuna. Un punto che non ci soddisfa per nulla. Le parole a fine partita del DG Acese Pasquale Leonardo, dello stesso avviso anche mister Ricca, che ha assistito al match da fuori perché è ancora squalificato. Brutta partita, ha detto, troppo spezzettata, condita da continui falli. Ritengo che alla fine il risultato di parità sia quello più giusto. Acireale, che così in classifica rimane al quinto posto, ma adesso con soli 2 punti di vantaggio sulla Castelbonese, che supera un Taormina sempre più vicino alla retrocessione, e a meno 5 dal Milazzo terzo, tornato sorprendentemente indenne da Siracusa, nonostante le 5 assenze per squalifica. 0-0 Scialbol De Simone con gli Aretusei, che buttano via la chance per escludere forse definitivamente dalla corsa al primo posto la formazione mamertina e staccare al secondo posto uno Scordia che osservava il turno di riposo. In chiave play-out invece brutta batosta del Giarre contro l'Igea Virtus, giornata nerissima per i ragazzi di mister Romeo, ma la salvezza diretta rimane ad un punto, considerato il suicidio del Modica a Paternò, avanti di 2 reti e poi rimontato e battuto 3-2. Si spartiscono un punto infine Vittoria e Rosolini, la bagarre per non retrocedere si prevede serrata fino all'ultima giornata. Riflettori adesso sugli altri campionati dilettantistici, a cominciare dal torneo di promozione, dove finisce a reti inviolate lo scontro al vertice tra Sporting Taormina e Trecastagni. Hanno vinto la paura e la tensione, come di consueto accade in queste grandi sfide, e alla fine a mancare sono state proprio le emozioni. Nel finale però il Trecastagni ha sfiorato il colpaccio, è stato bravo il portiere di casa Gulisano ad ipnotizzare Barbagallo lanciato a rete. Rimangono distaccati di un punto, dunque le due pretendenti per il salto in eccellenza. Ne approfitta invece il Troina, che vince e si porta a meno 10 dal secondo posto, distacco che, così stando le cose, annullerebbe tutti i play-off di girone. Altra vittoria, la quarta nelle ultime 5, per un super Real Laci che al Tupparello ieri ha battuto di misura anche il Pistunina, gol di febbraio, mentre l'Aci San Filippo è tornato dalla trasferta con l'Aci Sant'Antonio, ancora una volta bastonato 6-0 il punteggio finale. La retrocessione per il sodalizio catenoto diventa di domenica in domenica sempre più amara realtà. Vittoria infine per l'Atletico Pedara, che si tiene a distanza dai play-out, sconfitta di misura per il San Gregorio a Santa Lucia del Mela con la Promende. In prima categoria, vincente corsa al primo posto nel girone F, vincono tutte le pretendenti ad eccezione del Milo, che sconfitto nello scontro diretto a Calatabiano si porta a meno 6 da quella vetta che fino a qualche settimana fa teneva saldamente tra le mani. Adesso anzi gli etnei devono pure guardarsi le spalle, perché la Russo Calcio fa sul serio. Ieri ha asfaltato la gira 5-0 in vetta. Come detto, invece hanno vinto sia l'Adrano che il Belpasso e il Biancavilla, quest'ultimo ad Aci Catena con un rigore contestatissimo giunto al 90esimo, che è valso la terza sconfitta di fila per i biancorossi, che rischiano di lasciarsi inguaiare nuovamente nella bagarre salvezza. In seconda categoria infine vincono le due battistrada del girone G, Mascalucia e Aci Platani, appaiati in vetta ma con gli acesi che devono ancora recuperare una gara. 0-2 tutto nel finale per il Mascalucia a Cerami con la SD Viola, 1-3 a Pedara per l'Aci Platani con gol di Leotta, Foti e un autorrete per gli acesi. Solo 0-0 infine per lo Zafferana nel derby col Santa Venerina e per l'Atletico Aci San Filippo nello scontro diretto playoff contro il Tremestieri. Adesso uno sguardo anche agli altri sport, a cominciare dal calcio a 5. Non basta la prestazione, l'Acireale calcio a 5 alla fine deve arrendersi al più quotato Atletico Belvedere e cedere l'intera posta in palio. 0-3 sabato per i Granata sul neutro di Regalbuto contro la capolista del girone B di Serie 2, ma gli applausi a fine gara sono anche per i ragazzi di coach Salvo Samperi. Ottimo soprattutto il primo tempo per Tornatore e compagni, ma la poca lucidità sotto porta dei Granata alla fine è un fattore e gli ospiti nella ripresa alle prime sbavature degli avversari
puniscono con Bavaresco, autore di una doppietta. A quel punto la partita è compromessa e nel finale la Ciriale subisce anche la terza rete ad opera di Batata. Una sconfitta che però ci può stare e che non pregiudica la classifica degli acesi, scivolati al settimo posto, ma sempre a meno 3 dalla quinta posizione e soprattutto a più 9 dalla terz'ultima. Stabili a metà classifica invece le due acesi di Serie C2, la Trinacria che vince in casa dell'ultima della classe, la Libertas Zaccagnini, e si porta a più 7 dalle zone pericolose della retrocessione, mentre il Real Aci pareggia 6-6 a Nicolosi e rimane a più 9 dai play-out, ma adesso anche a meno 4 dai play-off, probabilmente ormai andati via definitivamente. Weekend di riposo poi per l'Aquilia Ciriale nel volley maschile di Serie B2, mentre il sogno della Liberamente a Cicatena si ferma ai quarti di finale di Coppa Sicilia di Serie C. Le Liberelle perdono 0-3 in casa contro gli amici del volley Giarre e salutano la Coppa al termine di un match poco brillante, sottotono per Grasso e compagne, ma resta comunque la strepitosa cavalcata della Liberamente fino ai quarti, percorso impensabile ad inizio anno. Concentrazione adesso tutta puntata al campionato, che già la domenica prossima tornerà protagonista con la prima giornata di ritorno. Protagonisti infine ancora una volta il meteo e le condizioni fatiscenti di alcuni impianti sportivi per il basket a Ciriale, che si vede sospendere per impraticabilità di campo, piove dentro il Palavalenti e il parquet è scivoloso, la terza partita in stagione. Stavolta non concludersi è la gara di sabato pomeriggio a Capo d'Orlando contro il Costa, gara sospesa a 7:37 dalla fine sul punteggio di 50-53 in favore degli acesi, e altro recupero da programmare. Andiamo a chiudere con le previsioni meteo per la giornata di domani. Nuvolosità scarsa, venti moderati di libeccio, temperature stabili comprese tra 6 e 12 gradi. È tutto anche per oggi, appuntamento con il nostro telegiornale a domani alle 13:40. Vi ricordo la nostra pagina Facebook @nespresso_channel_tgreporter. Grazie per essere stati con noi, a domani.